benvenuti. Questo è l'ultimo incontro del Digital Fiction Festival dedicato appunto alla figura di Amadeo Peter Giannini. Abbiamo aperto il festival 4 giorni fa, proprio con la prima tavola rotonda dedicata al grandissimo Amadeo Peter Giannini, appunto nativo di Favale di Malvaro, e adesso lascerei la parola alla Presidente di Genova Liguria Film Commission, Cristina Bolla, e Presidente del Centro Studi Amadeo Peter Giannini. Grazie Claudia, benvenuti a tutti, buon pomeriggio. Oggi concludiamo questo importante evento che per Film Commission è decisivo, è stato decisivo 3 anni fa quando abbiamo cominciato questo percorso. È nato per lanciare la Liguria come terra da fiction, è stato un esperimento, anzi è un progetto che noi abbiamo fortemente voluto, e dopo 3 anni abbiamo consolidato il brand che abbiamo lanciato proprio a Finale Ligure in occasione della prima edizione, dove abbiamo cominciato a parlare di Liguria terra da fiction. Dopo 3 anni possiamo dire concretamente di avere contribuito a portare moltissime serie TV nel nostro territorio e diciamo aver consolidato questo brand che oramai è diventato proprio anche per noi uno scioglilingua. Quello che ci spinge è, in questa giornata, è il filo conduttore del digital, ma quello che diventerà un po' il motore della nostra Film Commission, quello è diventato già da un anno a questa parte, che è la figura di Amadeo Peter Giannini. Amadeo Peter Giannini è per noi un punto di riferimento. L'idea del Centro Studi è nata 3 anni fa proprio per cercare di valorizzare una figura, una persona, un filantropo notissimo in tutto il mondo, in particolar modo negli Stati Uniti d'America, ma che in Europa e in Italia e in Liguria era molto poco conosciuto. L'obiettivo del Centro Studi è quello di far conoscere sempre di più la figura di Amadeo Peter Giannini, ma non solo. Giannini deve essere uno stimolo per il nostro territorio, per il nostro paese in generale, e diventare un riferimento proprio anche in occasione di un evento così nefasto come la pandemia, che ci spinge a dover ripartire. Come ha fatto Giannini tante volte, la famiglia di Giannini è partita da Favale di Malvaro, membro del Centro Studi, anche il sindaco di Favale di Malvaro e Giovanni Boitano, che rappresenta un po' anche tutto il comparto della Val Fontana Buona, e l'assessore Ratto di Chiavari. Quindi c'è un grosso messaggio che parte dalla Liguria, ma non si ferma in Liguria, è un messaggio che è assolutamente trasversale. Negli Stati Uniti la figura di Giannini è conosciutissima, chiunque ha racconti personali di familiari che hanno conosciuto Giannini, che hanno avuto slancio grazie a Giannini attraverso i prestiti che Giannini forniva, proprio vedendo solo i calli delle mani, quindi credendo nelle persone, nelle persone più umili in particolar modo. Questo per noi è stato un segno di ripartenza importantissimo, e come Film Commission, ma soprattutto come Centro Studio Amadeo Peter Giannini, che vede diversi membri del Centro Studio qua seduti in questo tavolo, l'assessore Cristina Priarone, Giovanni Boitano, Paolo Masini e Claudio Riva, che è la vicepresidente del Centro Studi, mi potranno raccontare come il percorso del Centro Studi Amadeo Peter Giannini è nato, ma ha già un motore abbastanza veloce, perché abbiamo cominciato a fare una grande ricerca per realizzare una biografia che possa rendere Giannini oggetto di studio all'interno delle principali scuole, ma anche dell'università. Speriamo in un corso monografico legato a Giannini, perché ne avrebbe tutti i meriti, non solo nel campo che andremo a toccare oggi, che è quello ovviamente dell'audiovisivo, che è il nostro settore, ma in tutto il campo dell'economia. Pensiamo a un Giannini che viene dal mondo dell'agricoltura, riesce a dare sviluppo al mondo dell'agricoltura, e anche questo è quello che ci lega fortemente alla figura di Giannini. In queste giornate, in particolar modo nella giornata di venerdì, abbiamo organizzato la prima edizione del premio Amadeo Peter Giannini. In questo caso abbiamo avuto un grosso coinvolgimento della Camera di Commercio di Genova, del Comune di Genova, della città metropolitana, proprio nella realizzazione di quello che è stato un panel di esperti che hanno individuato nella famiglia Messina, gli armatori Messina, i detentori di questo primo premio Giannini. Il premio è particolare perché proprio l'oggetto è stato realizzato con le materie prime della Val Fontana Buona, e proprio per questo motivo noi vogliamo che diventi una sorta di Oscar che ogni anno ripercorra quello che è stata la parte produttiva del premio, che adesso vi mostrerò. Abbiamo realizzato come Film Commission un breve video che racconta proprio la genesi del progetto e della realizzazione finale.
Io però vorrei, a quelli che non lo conoscono, cominciare a mostrare un video che abbiamo realizzato per cominciare a far conoscere la figura di Giandini. Noi spesso andiamo in giro per il mondo chiedendo: ma tu conosci Amadeo Peter Giandini? Saremo soddisfatti quando tutti ci diranno: sì, certo, fondatore della Bank of Italy, poi Bank of America. E poi se ci racconteranno anche le altre cose che ha fatto, perché in realtà è molto riduttivo parlare solo di questo. Chiedo alla regia se ci manda il primo video, per cortesia. Mi chiamo Amadeo Peter Giannini. Peter, non Pietro, perché sono nato negli Stati Uniti d'America nel 1870. Amadeo perché i miei genitori erano italiani. Emigrarono in California partendo da un paesino sulle montagne di Genova. Ho ancora una casa lassù, quella dei miei nonni. Una casa fatta di pietre e sabbia, alla maniera della povera gente, dei contadini, che popolavano quelle montagne e che sono partiti per cercare lontano la loro terra promessa. Avevo 7 anni quando ho visto morire mio padre, ammazzato per un dollaro. Nessun uomo dovrebbe morire per un dollaro, e per questo ho fondato la mia banca, la Bank of Italy, la banca di tutti gli italiani d'America. Che poi è diventata la Bank of America. Per prestare soldi non volevo garanzie, volevo vedere le mani di chi me li chiedeva, vedere se fossero mani oneste e sincere, mani che lavorano. Guardavo negli occhi quegli uomini seduti davanti a me e capivo, vedevo il loro futuro. Oggi la chiamano vision, la visione. Vedere prima degli altri cosa succederà, dove andrà il mondo. Come per il Golden Gate di San Francisco, il ponte che nessuno voleva costruire, perché solo un pazzo poteva pensare a un ponte senza cemento. E invece è ancora lì, solido, maestoso, simbolo di una città e di una nazione. Anche a Hollywood mi hanno dato del pazzo. Ho scommesso su film che nessuno voleva produrre, come Il Monello di Chaplin, già famoso come comico, ma che non aveva ancora diretto il suo primo film. Quel pazzo di Chaplin voleva raccontare la storia di un orfanello salvato da un buffo vagabondo senza un soldo. Come poteva incassare un film così triste? E invece stupì il mondo, diventando uno dei successi cinematografici dei primi anni 20. E poi Biancaneve e i 7 nani di Walt Disney. Nessuno voleva finanziare un film da una fiaba dei fratelli Grimm, diretta da un acerbo disegnatore di fumetti. Da quel momento Walt Disney avrebbe fatto sognare tutti, non solo i bambini. Un giorno bussò alla mia porta un regista americano nato a Palermo, Frank Capra. Era già famoso, ma nessuno voleva finanziargli la storia di un uomo che vuole suicidarsi ed è salvato dal suo angelo custode. Io invece ho condiviso la sua visione, l'ho guardato negli occhi e il suo sogno è diventato il mio. Così è nato La vita è meravigliosa con James Stewart. Sì, la vita è davvero meravigliosa. La mia è stata difficile, una strada polverosa, fatta di pietra e sabbia, piena di buche e strettoie, ma che alla fine mi ha portato lontano, mi ha portato a casa. Per deformazione professionale facciamo vedere i titoli di coda, perché poi sono tutte le professioni che noi valorizziamo, quindi aspettiamo sempre la fine.
Voglio evidenziare la presenza della voce di Luca Biagini e anche c'è il produttore qua in sala che è Ezio Landini. Luca Biagini è il doppiatore di John Malkovich, alcuni di voi avranno riconosciuto la voce, quindi è un progetto audiovisivo che è nato per valorizzare non solo la figura di Giannini ma anche le nostre imprese del territorio che hanno lavorato attivamente alla realizzazione di questo primo video, lo chiamiamo video, un trailer di presentazione della figura di Giannini. Oggi il titolo dell'evento è legato al cinema di Hollywood. Come avete visto, per chi non era ancora a conoscenza, la figura di Giannini fu centrale per la realizzazione di quella che è diventata poi la grande Hollywood, quelle che sono diventate le grandi major americane, e in generale diede una spinta importante per ciò che noi possiamo considerare a tutto tondo l'industria creativa. Noi abbiamo come centro studi cercato di valorizzare in questi anni anche la parte formativa legata alle professioni dell'audiovisivo e la performance che avete visto, e anzi ringrazio e faccio l'applauso agli attori che sono presenti in sala, ma faccio anche l'applauso a chi ha collaborato alla realizzazione delle scenografie, che sono qua, abbiamo solo Marco, Carlos e Sara, che sono alcuni dei ragazzi che hanno partecipato al nostro corso di attrezzisti di scena e scenografi, che hanno elaborato per il 24 di marzo le scenografie del Centro Studi Giannini, che poi abbiamo realizzato e depositato nella nostra sala di posa, dove c'è la Bank of Italy ricostruita, quindi poi chi di voi riuscirà a fermarsi potrà vederla. Per cui un grande lavoro di squadra che ha portato a cercare di valorizzare la figura di Giannini dal basso, con le professioni che si occupano di quello che c'è dietro le quinte dei progetti audiovisivi. Dal nostro punto di vista abbiamo cercato di dare slancio alle attività formative che negli anni sono cresciute grazie ai contributi di Regione Liguria, anche grazie alla spinta che ha dato anche l'assessore Ilaria Cavo, che è anche oltre assessore alla cultura anche assessore alla formazione. Siamo riusciti a creare dei progetti ad hoc e in futuro ne creeremo altri, perché la Genova Liguria Film Commission si è accreditata anche come ente di formazione. Io adesso vorrei però introdurvi quello che è stato il premio Amadeo Peter Giannini. Come è stato fatto, come è stato elaborato? Noi abbiamo realizzato questo breve video che racconta la storia di come è partita l'idea e di come poi è stata la realizzazione finale. Se la regia ci manda in onda anche questo video, grazie. Grazie, anche perché
Abbiamo volutamente omesso le voci proprio perché sono i rumori, i suoni del nostro artigianato artistico che parlano e sono assolutamente trasversali. Voglio ricordare che la figura di Giannini, che poi si ricollegherà anche, penso, all'intervento di Paolo Masini, era legata a tutti i popoli del mondo, tutte le razze e tutte le lingue. Giannini riusciva ad avere ottimi rapporti con qualsiasi comunità e questo fece di lui il grande uomo che tutti riconoscono. Un episodio particolare legato alla comunità cinese che accudì profondamente Amadeo Peter Giannini fin dalla giovane età, quando il suo compagno di banco venne deriso e Giannini lo difese proprio creando un legame che rimase fortissimo per tutta la vita con la comunità cinese che sempre gli fu riconoscente. Io vorrei passare la nostra parola alla vicepresidente del Centro Studi Giannini, che è comunque del territorio perché ne viene dal Levante Ligure come altri del nostro centro studi, come il nostro rappresentante del centro studi e del Film Commission, il vice sindaco di Portofino, Giorgio D'Alia. E la Film Commission rappresenta tutto quello che è la Liguria, perché ci sono rappresentanti di Ponente, rappresentanti di Levante, rappresentanti di Genova. Ritengo che questo sia fondamentale perché le nostre competenze, le nostre origini ci portano a valorizzare tutta la Liguria, che è poi quello che è la finalità della Film Commission Genova-Liguria. Come abbiamo visto appunto dal primo video, Giannini è stato un mecenate del cinema di Hollywood e oggi ho l'onore appunto di avere qua Paolo Masini. Il titolo dell'incontro sarà appunto il cinema e l'industria creativa vista con gli occhi degli emigranti d'America, e chi meglio di lui, che è presidente del comitato di indirizzo MEI e ho l'onore di dire membro del Centro Studi Amadeo Peter Giannini, ce lo può spiegare, prego. Sì, grazie. Grazie per l'invito, grazie per l'organizzazione. La figura di Giannini è una figura molto importante. Appunto, MEI, spiegato per intero, il Museo dell'Emigrazione Italiana, è di fatto la prima volta che lo Stato italiano pensa di realizzare un museo sull'emigrazione. Nel passato ci sono stati, come dire, tentativi al Vittoriano di Roma, ma adesso è la prima volta che il Ministero dei Beni Culturali e il Ministero degli Esteri si mettono insieme, come giusto che sia, per realizzare quella che io considero la più grande operazione di memoria collettiva e popolare del Paese. Noi in questo periodo apriremo a primavera, qui vicino, primavera prossima, alla Commenda di Pré. Stiamo facendo i lavori, per chi è di Genova vede quando passa la ditta che sta lavorando, con l'impegno appunto di aprire nella primavera prossima. Abbiamo avuto l'ardire di invitare la First Lady, la signora Biden, in quanto aveva il nonno siciliano, pertanto ci sembrava un buon modo per aprire quel luogo insieme al sindaco e a tutti gli altri. Stiamo appunto avviando questo lavoro, ma questo tempo che ci stiamo prendendo serve per creare un lavoro di squadra. A noi piace molto lavorare di squadra e non a caso abbiamo dentro pezzi particolari anche nel comitato di indirizzo, così arrivo anche alla domanda. E sono ad esempio la direttrice del Museo di Gualdo Tadino, proprio perché crediamo che non si arrivi con la Bibbia in mano, ci sono tantissime realtà che in questi anni hanno fatto un grande lavoro, tantissime realtà locali, e lì la Katia Monacelli a rappresentare questo, e dall'altra parte la responsabile dell'archivio diaristico di Pieve Santo Stefano, che è Natalia Cangi. Questo per dire, e arrivo davvero alla domanda, questo per dire che la storia dell'emigrazione è fatta di storie, di tante storie di uomini e donne, ce lo spiegava bene il filmato prima, che sono partite lasciandoci dietro il sicuro per cercare, andando verso l'insicuro per cercare una vita migliore, come hanno fatto i genitori di Peter Giannini. Lui ha fatto un lavoro meraviglioso. Prima si diceva che cosa dovrebbe succedere affinché accada di nuovo, come per il caso di Adriano Olivetti. Bisogna che accade che nascano persone illuminate.
prima, mentre vedevamo la bellissima, insomma, percorso che abbiamo fatto prima, mi veniva in mente una cosa, una proposta che alla Film Commission Liguria e alle Film Commission di tutta Italia. Noi stiamo avendo contatti con le comunità italiane di tutto il mondo, a tutte le ore, in tutti i 5 continenti, e trovando storie meravigliose, incredibili, financo a parlare col presidente del Boca Junior, perché il Boca Junior si chiama così perché nasce da genovesi di Bocca d'Asse, ma molte altre storie anche imprenditoriali. Io credo che, visto che non a caso si è scelta Genova come sede del Museo dell'Emigrazione, erano in tantissimi a volerla, non ultima il Veneto, io credo che una serie di realtà come la Film Commission Liguria, oggi ero a pranzo con Claudio Orazzi, pertanto il Carlo Felice, i centri sperimentali di scenografia, potrebbero in qualche maniera, cioè potremmo diventare un hub dell'emigrazione italiana, ritirando fuori queste storie. La storia di Giannini è emblematica, ma ce ne sono tantissime in tutto il mondo, bellissime, e noi stiamo pensando di realizzare una serie di clip, di brevi anche filmati, dove vengono raccontati, che troveranno spazio sia nel web ma alla commenda quando apriremo, dove racconteremo queste storie. A me piace immaginare, apposta dico anche quelle da tutta Italia, Cristina, piace immaginare storie magari narrate da giovani attori che stanno studiando questo lavoro nel dialetto della persona in questione, il siciliano, il veneto e così via. Io credo che, siccome l'operazione del MEI sta diventando un'operazione molto importante, che potremmo, proprio in ricordo di Peter Giannini, riandare a scovare le altre storie di altri italiani in questi decenni che hanno fatto grande l'Italia del mondo. Potrebbe essere un modo intelligente per mettere insieme le forze e la creatività di questa regione stupenda e avere una voce importante a livello mondiale. Ci abbiamo già cominciato ieri, tra l'altro. Vedi? Perché abbiamo cominciato a creare collegamento fra Olivetti e Giannini, proprio in un incontro dove abbiamo ospitato qua il direttore dell'Officina H, che era l'ex Olivetti, che adesso è la facoltà di infermeristica di Ivrea. Quindi, e la Fondazione Olivetti fa un grande lavoro in questo senso. Esatto, se vuoi. C'era anche il direttore della Fondazione Olivetti, quindi abbiamo cominciato a creare questo rapporto, che in realtà abbiamo già da anni, perché li conosciamo, come sono amica di Ivrea, e anche il nostro assessore alla cultura è di Ivrea, quindi la Barbara Grosso. La Barbara di Ivrea, sì. C'è anche questo grosso collegamento. Le figure di Giannini e di Olivetti sono assolutamente simili. In questo caso stiamo cercando, proprio col direttore del centro studi olivettiano, di trovare anche un nesso, ma probabilmente riteniamo noi come centro studi Giannini che ci sia stato anche un carteggio o comunque una vicinanza durante il piano Marshall tra le due figure, probabilmente con il padre di Adriano Olivetti, però stiamo andando in questo senso a fare una ricerca molto specifica, perché molto due grandi figure così, che hanno molte similitudini ma anche hanno lo stesso slancio, potrebbero essere veramente da uno stimolo che noi abbiamo comunque rilanciato a Luca Barbareschi, che ha realizzato la serie TV riuscitissima su Olivetti, adesso sta realizzando insieme a noi anche la serie su Amadeo Peter Giannini. Siamo veramente in sintonia, ma se questo non siamo riusciti a, Paolo, questo non siamo riusciti a dircelo, però assolutamente è già un percorso abbastanza aperto, anzi probabilmente la prossima settimana leggeremo la prima stesura della sceneggiatura della serie TV su Amadeo Peter Giannini. Bene, chi lo farà? Si sa già? Non la si può dire. Sicuramente a Casanova, Luca Barbareschi. No, chi farà lui? È ancora top secret. Non si può dire. Sarà una produzione italo-americana. Quindi... Che lo fece Luca Zingaretti, Olivetti. Sì, molto carina. Ieri sera abbiamo mandato in onda 6 minuti di trailer di quella serie, molto riuscita tra l'altro, e speriamo che Giannini funzioni altrettanto, ma è stata significativa anche la presenza dei rappresentanti di Ivrea, perché hanno indicato come è stata importante da un punto di vista formativo ed educativo una serie TV che
se c'era bisogno di far conoscere ancora di più la figura di Olivetti anche all'interno del territorio, comunque del canavese in generale, hanno dato il merito alla serie TV come propaganda, comunque come conoscenza di una figura così importante come Olivetti. E è la stessa cosa che vorremmo fare noi come centro studi. Abbiamo già realizzato un piccolo trailer, stiamo realizzando un documentario, faremo una serie TV, speriamo a brevissimo, con Rai Fiction, e perché no, si sta già parlando anche di un film colossal, un film americano, italo-americano, dedicato alla figura di Giannini. Quindi ottimo, grazie anche per il tuo contributo, perché so che supporterai tutti questi progetti. Grazie a voi. Un altro illustre membro del Centro Studi Amadeo Peter Giannini, Cristina Priarone, che è presidente dell'Italian Film Commission e responsabile della Commissione Film Commission per l'internazionalizzazione della Direzione Cinema. Prego. Grazie. Grazie per la parola, ma grazie davvero a Cristina Volla, a Giorgio Done e a tutti voi per questa occasione, perché sono state giornate davvero non solo ricche di attività, questo si dice sempre, a volte è vero, a volte no, qui era stravero, ma anche con una, lo voglio dire, con una sensibilità particolare, si percepisce davvero un bellissimo sforzo di un gruppo che sta facendo un bellissimo lavoro, con una grande attenzione al territorio e anche alla sua storia. E, Peter Giannini, a me, insomma, io conoscevo un po' la sua storia, ma attraverso Cristina mi sono avvicinata molto di più, però davvero è una figura davvero clamorosamente ricca per promuovere il nostro paese e per trovare la formula giusta per far capire come si possano ritrovare le stesse energie, e come con un lavoro anche di sistema, come si dice sempre, o di connessioni, si possano davvero rimettere in pista sfide che non saranno così grandi, no? Così uniche, però che sicuramente possono rappresentare di nuovo una ripartenza. A me di questa storia colpisce moltissimo, per esempio, naturalmente, come lui abbia finanziato il cinema, per cui la Chaplin, Capra, eccetera, ma come l'abbia fatto in un momento di difficoltà, in anni difficili. E allo stesso modo, in maniera un po' simile, la stessa cosa era successa da noi nel dopoguerra, no? L'industria, diciamo, chiamiamola industria, perché comunque ebbe da subito delle ricadute economiche importanti, però tutta la parte del neorealismo e l'industria cinematografica nel dopoguerra fu una delle prime aree a riprendersi e a rimettere risorse in circolo. Quindi è successo con Giannini, è successo col neorealismo a Cinecittà, eravamo nel 37, nel 45, Roma città aperta nel 45, e oggi, guarda caso, dopo una pandemia clamorosa, il settore che prima ha ripreso, che anzi quasi possiamo dire non si è mai fermato, è quello dell'audiovisivo. I set si sono fermati nel lockdown, quello stretto, ma per il resto il lavoro è sempre andato avanti. E diciamo il bene di consumo, tra virgolette, a parte le mascherine che purtroppo e tutto il resto, insomma, ma tutti noi abbiamo guardato che cosa in casa, prodotti audiovisivi, piattaforme, eccetera. Cioè mi fa pensare come attraverso, no, la storia, poi il cinema e l'audiovisivo hanno davvero poi un potere che torna sia nella vita, come dire, nel generare ricadute importanti, sia nell'essere poi da traino, essere motivanti, no? Quindi davvero è un valore che davvero può generare una ripartenza e una ripresa anche in questo momento. L'altra cosa che mi viene da dire su Giannini, e un po' mi fa pensare alle Film Commission, è che lui ha fatto un ponte alla fine, no? Ha reso possibile
il ponte più importante, più particolare, più lungo, eccetera. E le Film Commission fanno un po' questo, cioè creano dei ponti, delle connessioni o dei canali di rapporti, di relazioni, di collaborazione, attraverso cui poi si sviluppano cose e da una se ne generano non due, ma magari cinque. Ecco, questo è un modo di lavorare che secondo me caratterizzerà poi l'attività del centro studi su Amadeo Peter Giannini e che può essere insomma un po' una chiave di lettura particolarmente utile in questo periodo e che come Film Commission naturalmente ci vede super presenti con anche a portare avanti la nuova idea di Paolo Masini, che non sono stupita perché ne ha una ogni, più o meno ogni settimana, e tutte bellissime. Quindi con molto piacere. E penso che da queste giornate di Genova davvero possano uscire tanti progetti, anche dagli incontri di ieri, quindi siamo pronti e siamo con voi. Grazie. Una collaborazione appunto è nata anche insieme a Giovanni Boitano, che qui è in rappresentanza della Regione Liguria, visto che è un consigliere, ma anche portavoce dell'Associazione Liguri nel Mondo e nonché membro del Centro Studi Amadeo Peter Giannini. Dovresti averlo tu, dovresti averlo qua. Sei seduta su, forse ce l'hai da qualche parte. Non c'è? Nemmeno ce l'ho. Okay. Possiamo passarlo? Grazie. Anch'io, come ha fatto chi mi ha preceduto, vorrei ringraziare Cristina Bolla e Giorgio Doni per l'attività che hanno fatto in questi anni, perché io voglio ricordare una cosa. Giorgio Doni mi venne a trovare nel mio ufficio in regione, saranno un anno e mezzo fa, e come spesso tanti personaggi sono venuti a raccontarmi qualcosa, voglio fare qualcosa su Giannini, perché Giannini l'ha descritto bene Cristina Bolla, quasi nessuno lo conosceva, e questo l'ho fatto fino a qualche anno fa. Anche poco, noi che siamo nativi di quel piccolo comune che adesso conta meno di 500 abitanti, che è Favale di Malvero. Quindi ho detto, ma forse vediamo. E invece oggi siamo qua, a breve distanza, a vedere quello che è l'embrione di questa, di questa, che sono convinto che potrà portare, come è stato detto anche bene due sere fa, nel convegno di due sere fa, anche tanto interesse che può creare anche in questo campo. Io volevo raccontare qualche aneddoto così in qualità sia di consigliere regionale, ma soprattutto anche come membro dell'Associazione Liguri nel Mondo. L'Associazione Liguri nel Mondo è stata creata proprio nel mio piccolo paese, in una festa. C'era il presidente allora della regione che si chiamava Magnani, e da lì partì questa associazione che negli anni 80 e negli anni 90 in particolare ha creato tante diciamo così, sezioni, succursali di questa associazione nel mondo, in particolare nelle Americhe. E quindi questa associazione ha potuto già mettere in contatto la Liguria con queste nostre realtà. Nostre realtà in particolare nel Nord America, ma anche nel Sud America, e lì venivo sempre dette altre nazioni, altre nuove idee in ogni nazione che andavamo a visitare. E in particolare io sono contento e sono fiero come ligure che il Museo dell'Immigrazione sia fatto, come diceva, a Genova, perché io ho notato tante altre realtà come i veneti, i calabresi, i siciliani, che erano in realtà importanti in ogni parte sia del Nord che del Sud America, e quindi anche loro hanno dato un grosso contributo all'immigrazione in tutti gli aspetti che ognuno di noi può vedere, no? Perché mi dispiace una cosa, ad esempio, che tante statue di Cristoforo Colombo sia stata abbattuta in questo ultimo periodo. Io non credo che Cristoforo Colombo inserito in quel periodo, il primo è stato davanti alla Casa Rosada a Buenos Aires, che è stata in qualche modo accantonato quel monumento. Io non penso che questo, ognuno poi la leggerà secondo la sua visione, secondo i suoi criteri, no? E qui mi rilascio
un po' ai nostri personaggi, alla nostra valle, Val Fontanabuona, no? Una valle di 12.000 abitanti attualmente, prima dell'immigrazione erano molti di più, che conta 10 comuni. In questa realtà hanno dato la regia a tre personaggi importanti. Il primo è stato Cristoforo Colombo, il nonno di Cristoforo Colombo viene da Moconesi, località Terra Rossa, e nella Val Fontanabuona, l'entroterra di Chiavari. Quindi già abbiamo una radice importante. E un'altra radice, che poi ci trovo ovviamente Giannini, è quella di Frank Sinatra. La mamma di Frank Sinatra fino a 8 anni ha vissuto a Rossi di Lumarzo, altro comune della Val Fontanabuona, e Peter Amadeo Giannini, che è stato concepito a Favale di Malvaro e poi è nato a San Ioso, San José. Una volta ero a una trasmissione Rai, mi hanno corretto che non si dice San Ioso, ma si dice San José, non lo so, lì a secondo del tipo di impostazione o inglese o spagnola della lingua, no? E quindi non sto a ripetere queste cose, io ho voluto citare anche queste cose perché è una valle che è semente, che è, aveva dei geni importanti lì per dare Natale a questi, almeno questi tre personaggi. E anche su Frank Sinatra so che ci sono iniziative sia da parte della nostra regione che della regione Sicilia, proprio per in qualche modo qui non è da far conoscere il personaggio Frank Sinatra, però cercare di fare iniziative proprio in onore di questo nostro concittadino illustre, che da parte di mamma è di un nostro comune. Io volevo soltanto accennare, sarebbe, a me piacerebbe tanto, perché le mie vacanze per tanti anni, io sono un ingegnere, ho lavorato la vita in una grande azienda nel settore commerciale e ho girato tante parti d'Italia e del mondo, no? Però le gite più significative che ho fatto, a parte il lavoro, che era lavoro, sono stati questi incontri in Nord e in Sud America, queste nostre realtà, in particolare negli anni 80 e 90, dove la gente che era partita di qua, tanta gente che era magari di prima generazione o seconda generazione, veramente apprezzava questa nostra presenza. Forse negli anni poi si perderanno queste forme, però è estremamente importante che diamo questo tributo. Sono convinto che il lavoro che state facendo darà un frutto. Sì, stiamo facendo. Io ne ero, come dicevo, non ero completamente convinto, perché di Giannini erano venuti, io ho già una certa età ovviamente, e tante personaggi a parlarmi. Poi duravano soltanto quell'ora, quei minuti, magari continuavamo con qualche telefonata e finiva lì. E l'unica cosa che è andata avanti è il vostro e il nostro lavoro. Quindi io mi auguro che possa andare avanti anche per andare a allacciare i contatti con queste nostre realtà, che sono tante importanti, che vanno da Ushuaia, dove Ushuaia, l'ultima città, non è l'ultima, è Porto Williams in Cile, ma Ushuaia nella Terra del Fuoco, fino ad arrivare a Vancouver, a Seattle, a Boston, a New York, per abbracciare un po' Toronto, in tutta l'America. Dobbiamo far sì che veramente sia occasione anche di crescita culturale e anche opportunità di lavoro per la nostra terra di Liguria. Sono convinto che riusciremo a individuare anche questo in nome di questi grandi personaggi, che uno ha scoperto l'America, l'altro non avendo capito che era arrivato nelle Americhe, perché ci è voluto Amerigo Vespucci poi per dirlo, però la sua genialità è quella di essere arrivata in quel territorio. L'altro è il più grande banchiere considerato del mondo, che ha fondato la Bank of America, adesso non so se sia il primo o secondo gruppo mondiale, e Frank Sinatra, che non c'è bisogno di tutti, abbiamo avuto modo di apprezzare. Quindi grazie per il vostro lavoro, continuiamo, andiamo avanti così. Non c'era Giorgio, che ho detto certe cose, ho raccontato il primo nostro incontro un anno e mezzo, due anni fa in regione, ho detto che non ci credevo, però ho dovuto ricredermi e cerchiamo di andare avanti. Grazie ancora a tutti per la vostra collaborazione. Grazie, posso fare solo un accenno, perché hai proprio parlato degli Stati Uniti. Comunque negli Stati Uniti c'è la Giannini Foundation, che con la quale ci stiamo cominciando ad interfacciare. Prima volevamo dare una struttura solida alla nostra, per essere anche credibili. Come dicevi tu, tanti hanno cercato comunque di sfruttare la figura di Giannini, cercando di autocreditarsi attraverso la figura di un grande personaggio. Il centro studi ha esclusivamente la finalità di valorizzare
la persona di Giannini e non i soggetti che fanno parte di questa fondazione, sono tutti membri che sono al servizio della fondazione, non il contrario. E per questo, proprio legato a questo rapporto con la Giannini Foundation, che si occupa in particolar modo di nuove tecnologie, di innovazione, noi abbiamo cercato di creare un collegamento anche con Liguria Digitale, che è la nostra la società partecipata di Regione Liguria, che è come noi un'emanazione di Regione Liguria, proprio per questo motivo, perché il nostro settore, l'audiovisivo, sta diventando sempre più tecnologico. Abbiamo inaugurato giovedì scorso la nostra sala di posa, che abbiamo definito GLFC 2.0, perché sono degli studios veri e propri, innovativi, con alcune tecnologie che abbiamo solo noi in Italia, quindi possiamo diventare, ritenerci leader in questo settore. E abbiamo coinvolto anche il Festival della Scienza, perché ci ha visti collaborare in modo proficuo lo scorso anno in occasione di un'emergenza dove per il Covid il Festival della Scienza, che è un evento partecipatissimo e che ha un ruolo centrale nella formazione dei nostri studenti, ha avuto esigenza di creare l'alternativa alla presenza, e insieme abbiamo realizzato la possibilità di fare questi collegamenti streaming. Non ultimo, abbiamo in collegamento, lo vediamo che sparisce ma ritorna, Donato Masci, che si occupa, è un tecnico del suono famosissimo, è un acoustic designer che ha collaborato con la nostra azienda del PAC, lo studio Waves, la famiglia Torre, che non vedo qua ma magari è collegata sicuramente in streaming, ed ha potuto aiutare questo nuovo gruppo, la Waves, che ha aperto nel nostro videoporto una struttura assolutamente innovativa, di cui spero ci possa parlare anche Donato. A te, Claudia. Piacere, buonasera a tutti, salve, buon pomeriggio, grazie dell'invito, molto molto gradito. Sì, di fatto noi abbiamo progettato con la nostra società di ingegneria acustica Studio Sound Service la Waves, che è un centro, diciamo, polifunzionale nel mondo della produzione audio a tutto tondo, nel senso che è uno studio di registrazione, mixaggio, post-produzione, si fa anche scuola di musica, sala prove. In questo momento la tecnologia audio è strettamente collegata al mondo del video, e questo è il motivo per cui effettivamente c'è una polifunzionalità, anche se per esempio il mondo della musica ha avuto anche un po' un declino negli ultimi anni, e comunque la produzione audio legata al mondo del video in realtà è in grande crescita. È in grande crescita, basti pensare il numero di contenuti audio-video appunto che si vengono a produrre al mondo in questi ultimi anni, che sono moltiplicati esponenzialmente per la presenza di più canali, piattaforme e tutto il resto. E oggi sono a parlarvi di una grande rivoluzione, che è quella del Dolby Atmos, che oltre a, diciamo, che è nata, si è accostata, la prima cosa su cui è entrata, diciamo, il mondo del cinema. E forse devo dire in Italia ha preso piede, ma fino a un certo punto, perché non ci sono tante sale, diciamoci la verità, non ci sono tante sale cinematografiche che hanno fatto poi lo switch in questo sistema. Di fatto si tratta di un sistema audio immersivo, per cui fondamentalmente un sistema audio che ti permette di sentire il suono proveniente da tutte le direzioni dello spazio, e quindi garantirti un'esperienza unica nel suo genere. E sicuramente molto più performante dello standard precedente, che è il 5.7.1, quindi quello che abbiamo un po' nei cinema tradizionali. Questa tecnologia poi ha preso piede nel mondo del broadcast, e infatti noi siamo stati i primi in Italia a fare gli studi della Fox a Roma, che hanno adottato questa tecnologia, che ora è adottata un po' da tutti: Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, eccetera eccetera. E quindi tutti ora vanno alla ricerca dello standard del Dolby Atmos, ma la vera novità è stata quella che prima dell'estate, a giugno, anche Apple Music, quindi uno dei grandi servizi, diciamo, di streaming, diciamo così, della musica,
è passato a Dolby Atmos. Questo ha comportato un passaggio epocale perché chi produceva musica in stereo, fondamentalmente normale, sta facendo un grande sforzo forse anche, però questo sforzo sarà ripagato perché devo dire c'è un grande fermento. È un grande fermento per le nuove produzioni, ma anche per le vecchie. Non a caso il primo disco che è stato rimasterizzato in Dolby Atmos in Italia, quindi sto parlando proprio di un contenuto squisitamente italiano, è stato Battiato, purtroppo poco prima della sua morte. È stata quasi una coincidenza abbastanza incredibile. E da lì si stanno evolvendo. Ovviamente abbiamo i Maneskin, abbiamo tanti 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 contenuti che ormai sono switchati, come si dice in gergo, ormai in Dolby Atmos. Quindi diciamo, oggi sono un po' a introdurvi questo nuovo sistema che di fatto è un sistema multicanale, quindi è un sistema che si può sentire con più casse, diciamo, ma all'inizio c'era una certa scetticità sulla sua applicazione nel mondo consumer, perché la domanda è: ok, ma chi si mette 12 casse nel salotto? In realtà la risposta a questa domanda ce la diede la Dolby quando noi andammo già un po' di anni fa con la Fox, quando si fecero gli studi Fox. Dolby fece vedere tutto questo bel sistema a Londra, poi alla fine del meeting ci fece sedere in un salotto molto semplice con una soundbar, quindi una cassa di dimensioni orizzontali sotto la televisione, una bella televisione, ma niente di che, e ci siamo resi conto che senza quasi con nonchalance ci fecero vedere che questo sistema si poteva riprodurre bene anche su una soundbar, che ora in effetti tutti un po' lo sanno, nel senso che magari sanno che anche quando vanno da Media World trovano la soundbar Dolby Atmos, però in effetti a suo tempo era abbastanza impensabile che, diciamo, una soundbar sola riuscisse a proiettare il suono nella stanza e darti questa impressione di immersività del suono. Per questo motivo tecnologico, direi, e anche per un altro motivo che è fondamentale, ovvero che la maggior parte delle persone, dico ahimè, per fortuna, diciamo così, per questa cosa, ascoltano la musica nelle cuffie del proprio telefono, si è creato un algoritmo, si dice in gergo di binauralizzazione, binaurale, che permette a questo contenuto in 7.1.4, ovvero in tante casse, che è destinato ad essere riprodotto in tante casse, a dare la stessa sensazione di immersività solo con le cuffie, diciamo, che abbiamo tutti a disposizione con il nostro telefono. Quindi con questa semplificazione notevole, però veramente vi assicuro importante e funzionale, delle soundbar e della binauralizzazione, quindi poter ascoltare il contenuto in Dolby Atmos con due cuffie normali, questo standard si sta ormai, direi che si è affermato. Prima nel theatrical, quindi nel cinema, poi nel broadcast, tutto in Dolby Atmos, e ora nella musica. Quindi questo è il nuovo standard da seguire, commercialmente, universalmente. E spero che sia anche un motore di rilancio per molti settori come quello musicale, che in realtà ha subito un po' negli ultimi anni, però ora sta riprendendo alla grande. Vediamo i Maneskin che stanno facendo nel mondo, ma tante altre cose che comunque, a parte, diciamo, quella che sicuramente è la punta di diamante più mainstream, ma a tantissimi livelli la musica italiana si sta rilanciando ed è strettamente collegata al cinema, ed è strettamente collegata al cinema. Riferimento al videoporto è proprio Waves, che è uno studio che è assolutamente all'avanguardia. Invitiamo Donato Masci per cercare anche dal vivo di raccontare qualcosa, perché partirà anche un corso di tecnico del suono e speriamo poi di averti anche tra i nostri relatori. È per noi anche questo aspetto, come la fotografia.
Ci siamo con questo microfono. Mi senti, Donato? Mi senti? Ok, perfetto. È centrale tutto l'aspetto legato a questi punti che poi sono fondamentali. Spesso in un progetto audiovisivo le persone non riconoscono quale sia la sensazione, magari provano un'emozione, però non sanno che questa emozione è stata causata da una fotografia eccelsa. Per esempio, il direttore della fotografia ha un ruolo fondamentale. Non ultimo, i tecnici del suono, comunque chi fa le colonne sonore. Anzi, ricordo in questa occasione che il nostro jingle, la nostra sigla è realizzata con musica originale di nostro Roberto Locrasto, che è, oltre che responsabile di produzione di Film Commission, anche un compositore. Mi riallaccio sempre a qualcosa perché siamo fortemente legati all'aspetto del suono e della musica. Quindi ti ringrazio, Donato. Se vuoi stare con noi, noi andiamo avanti, ci fai piacere se ti fermi. Certamente, grazie. Cristina Bolla, sta nascendo una bellissima collaborazione con Liguria Digitale, quindi ringraziamo l'amministratore unico Paolo Piccini, che non è qua presente con noi, ma ha mandato appunto Fabrizio Biancardi, che è l'account manager del settore UAS Liguria Digitale, che si occupa di droni, ma ce lo spiegherà lui. Sì. Grazie. Ci deve essere un... una slide, vero? Sì, c'è un dispositivo, mi devo riprendere, aspetta, okay. Un attimo, io che è qui dietro per azionare le slide, così. Ecco, allora, vediamo se mi ricordo tutto, lo accendiamo. Se la regia, ecco, perfetto, ci siamo. Ah, buon pomeriggio a tutti, innanzitutto vi ringrazio Cristina della partecipazione e porto i saluti di Paolo che non è presente qui con noi. Allora, Liguria Digitale innanzitutto è una società in-house di Regione, siamo anche in partner con Film Liguria, Genova Liguria Film Commission, e io sono una delle persone su cui Cristina ha fatto il test della conoscenza di Peter Giannini un po' di tempo fa quando siamo venuti in visita. È la domanda classica e quindi diciamo, sono stato oggetto di test. E, allora, questa che abbiamo alle spalle è la slide con cui io sono solito iniziare i miei workshop di livello squisitamente tecnico, cosa che oggi non farò perché tutti penso sappiate che cos'è un drone. Ma volevo partire con questa cosa per dire innanzitutto che Liguria Digitale è adesso ubicata al Parco Tecnologico degli Erzelli e crea sinergie con le maggiori aziende tecnologiche liguri come Ericsson, Esaote, Istituto Italiano di Tecnologia. Liguria Digitale, una volta data SIEL, si occupava solamente di sviluppo software, non solo per Regione Liguria, ma per lo Stato, come enti come SOGEI, Lottomatica. Poi con l'evolversi della tecnologia e soprattutto con l'evolversi della richiesta di comunicazione, soprattutto per l'ente Regione, ci si è resi conto con l'avvento di Internet all'inizio del 2000, che la comunicazione era una cosa molto importante, per cui Liguria Digitale ha investito in risorse umane come giornalisti, grafici, sviluppatori software di siti web per poter garantire alla regione di avere una comunicazione efficace verso i cittadini. Per cui io in particolare sono rimasto come sviluppatore software, nasco come sviluppatore software, ma avevo comunque una tendenza a un lato creativo, quindi verso più il video, verso più la grafica. E già dal 90 come mia passione personale avevo quella del videomaking e ancor prima quella dell'aeromodellismo, proprio passioni completamente svincolate dal mestiere che facevo e che tenevo nel mio tempo libero. Però cosa succede? Che appunto la richiesta di comunicazione, soprattutto dell'audiovisivo, aumenta e quindi io cosa ho fatto? Ho alzato la mano e ho detto ma io un minimo di esperienza in video ce l'ho, proviamo a lanciarsi in questo settore. Quindi ho cominciato ad alternare lo sviluppo del software alla produzione di audiovisivi. E a un certo punto, come accessorio, come può essere una telecamera, una macchina fotografica, nel 2013 cominciano a spuntare questi mezzi volanti, questi droni, per cui la mia esperienza da aeromodellista e la mia passione per il volo mi portano a dire, beh, proviamo un attimo a sperimentare in questo settore. E qui Liguria Digitale, devo dire che è stata molto lungimirante, dandomi carta bianca in questa cosa, acquistando un primo drone, un DJI Phantom 1,
E praticamente ci ha concesso di seguire dei corsi di addestramento per ottenere quello che era l'attestato di volo per operazioni non critiche, cosa che poi si è resa necessaria perché nel 2013 si è passati dal Far West, ossia chiunque poteva comprarsi un drone e farlo volare in qualsiasi posto, e ci si è resi conto che questo poteva risultare molto pericoloso. E non so se vi ricordate, ma si è visto durante una ripresa di Coppa del Mondo di sci, mentre uno sciatore ha ripreso che inforcava i pali uno dopo l'altro, un metro dopo cascava un esacottero spiaccicandosi sulla pista e sfiorando l'atleta di pochissimo. Da qui si è intervenuti dicendo un momento, forse dobbiamo regolamentare la situazione perché comincia a essere veramente una cosa un po' pericolosa. E quindi l'ENAC, l'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile, è stata chiamata a regolamentare questo settore. Siccome è abituata tuttora a gestire voli con centinaia di persone a bordo, si è ritrovata a gestire questa patata bollente di tutti questi piccoli droni che sfrecciavano nei cieli, per cui all'inizio non si poteva praticamente fare più nulla, soprattutto qui a Genova, perché Genova, come sapete, è annegata nella zona aeroportuale come Roma, come Milano, come le grandi città. Per cui si è passati subito a porre le stesse regole dell'aviazione, quindi il divieto di sorvolo di determinate zone, eccetera. Piano piano, con le associazioni del settore, tutto si è venuti a formare un regolamento che prevedeva l'istruzione di piloti consapevoli di quello che si andava a operare. E quindi io e un mio collega abbiamo avuto l'esperienza di poter fare sia attività teorica che pratica alla scuola di volo di Mezzana Bigli in provincia di Pavia, perché era un'ave superficie già di suo, cioè dove addestravano piloti ultraleggeri, e abbiamo potuto avvicinare questo mondo. Come potete vedere, la telecamera, la videocamera, l'action cam attaccata al drone testimonia la data di questi eventi. Questa è una GoPro Hero 4, quindi è già preistoria nel mondo dell'audiovisivo. Siamo già alla 9, quindi pensate voi. E quindi dopo tutti gli esami di teoria, tutti gli esami di pratica e soprattutto un investimento da parte di Liguria Digitale, perché questi corsi all'epoca costavano parecchio, cioè formare un pilota non era una spesa indifferente, a parte le trasferte andate indietro, però proprio il costo fisico dell'operazione, fino ad ottenere l'attestato riconosciuto e ufficiale di ENAC. Liguria Digitale è stata una delle prime aziende, società in-house, quindi di pubblica amministrazione, a ottenere l'attestato di operazioni da svolgere con droni. Oggi gli enti di protezione civile, vigili del fuoco, pubblica sicurezza hanno tutti comunque un attestato, perché il drone è uno strumento comunque che ha dimostrato le proprie efficienze in vari tipi di operazioni di volo. Detto questo, abbiamo cominciato a fare le nostre prime operazioni di volo. Qui siamo nel complesso di Ferrania, dove abbiamo svolto non solo delle operazioni per fotografie audiovisivi, ma per rilievi proprio delle zone per conto di Regione Liguria, per attività promozionale di marketing territoriale, per far vedere delle zone dove si potevano reinvestire, dove si potevano fare determinate operazioni di marketing. E come vedete, si tratta di operazioni che richiedono non solo esperienza nel pilotaggio, ma tutto ciò che concerne la sicurezza, quindi il blocco delle strade, l'isolamento da parte di persone che non fanno parte delle operazioni. Questo che alla fine della fiera si concretizza nel fatto che prendere un attestato di volo per l'utilizzo di droni non è tanto sulla pratica e la manualità di saperlo pilotare, perché adesso anche un bambino sa pilotare un drone, ma è tutto ciò che c'è dietro. Quindi dove poter volare, come fare per ottenere determinate autorizzazioni e soprattutto in termini di sicurezza fare molta attenzione a quello che si fa. E Liguria Digitale procede con l'investimento in altre tipologie di droni che consentono di operare con più sicurezza in ambito cittadino. Nella fattispecie qui è raffigurata una situazione abbastanza paradossale, dove c'è un bel po' di attrezzatura di Mediaset, e questo è il set del documentario di Fabrizio Lopresti sul Porto Antico di Genova, in particolare sull'acquario,
E siccome loro arrivavano con la troupe in fretta e furia, ci hanno chiesto se avevamo a disposizione un operatore droni per fare le riprese di apertura del documentario. E qui si è reso necessario chiedere una marea di autorizzazioni, perché qui in questa zona in particolare c'è la Capitaneria di Porto, c'è l'ente Porto Antico, c'è l'aeroporto di Genova, per cui più diciamo il drone è grosso, più sono restie a dare queste autorizzazioni. Ecco che invece utilizzando un drone inferiore a 300 grammi come questo, che comunque offre una definizione in full HD, teniamo conto che il documentario Mediaset richiedeva una risoluzione più bassa, quindi era girato in single standard definition, per cui siamo riusciti a effettuare questo tipo di ripresa, proprio perché stiamo investendo continuamente in nuova tecnologia e ci adeguiamo a quelle che sono le richieste del mercato. Liguria Digitale va oltre il compito di fornire personale e strumentazione e servizio per la pubblica amministrazione, ma con il progetto Scuola Digitale, fortemente sostenuto dall'assessore Ilaria Cavo, assessore alla formazione, e diciamo che promuove la consulenza, ma soprattutto l'insegnamento di queste nuove discipline nelle scuole. In che modo? Direttamente con workshop con gli studenti, ma anche con insegnamenti al personale docente, che così è in grado di poi a sua volta insegnare ai ragazzi queste nuove tecnologie. Nella fattispecie qui siamo con l'Istituto Boselli Alberti di Savona e con la Quinta Geometri abbiamo effettuato una sessione di fotogrammetria, cioè quella pratica che prevede il sorvolo in automatico da parte del drone e lo scatto di una serie di fotografie di tutta la zona che poi successivamente elaborate forniscono il modello tridimensionale della zona. Per cui un lavoro che un po' di tempo fa si doveva fare con le solite strumentazioni a terra, quindi LIDAR, quindi stazioni totali, e necessitava di vari giorni di lavoro, in mezza giornata di lavoro adesso si ottengono risultati eccellenti. Oltre a questo, Liguria Digitale ospita anche e diciamo collabora con il Salone dell'Orientamento, sempre per l'assessorato all'istruzione, che è quel salone dove gli studenti, i genitori, hanno visione del futuro dei loro figli, quale strada possono intraprendere a livello di studio, quindi le varie sessioni formative piuttosto che le varie professioni. E qui noi facciamo questi workshop per informare appunto i ragazzi, i genitori sull'utilizzo consapevole di questi mezzi. Perché ripeto, adesso ci sono anche dei dronetti da 250 grammi, facilmente acquistabili in rete, su Amazon, dove volete, ma che purtroppo non possono essere utilizzati in certe zone e comunque non da tutti. Per esempio, nessuno sa che qui a Genova, per esempio, anche qui fuori, non si può prendere e alzare un drone, anche se è una proprietà privata, anche se sono nel giardino di casa mia, appena stacco il drone da terra entro nello spazio aereo italiano, per quindi sono soggetto a delle regolamentazioni che, se non conosco, possono causare nulla, come invece dei problemi, perché finché non succede nulla non c'è nessun problema, quando poi succede qualcosa si ricade addirittura nel penale. Questa è un po' la strumentazione che facciamo vedere ai ragazzi insieme ai vari gadget di Scuola Digitale, tanto per accattivarceli un po'. Questo è un po' una situazione che fa vedere appunto l'investimento che Liguria Digitale fa sui giovani. Noi diamo accesso a degli stage agli studenti ancora in corso di laurea oppure nuovi laureandi, e diamo la possibilità di vedere dal vivo, di toccare con mano quella che è una professione, chiaramente facendoli lavorare, nel senso che i nostri stage non sono certo fare le fotocopie, ma è fargli far vedere a tutto tondo il nostro mestiere e metterli in grado di conoscere tutto quello che è la tecnologia che rende possibile, diciamo, il progresso tecnologico in questa direzione. Questa è una foto mia nel 2018 che facevo un rilievo in Piazza De Ferrari, sempre per Regione Liguria, la stessa cosa poche settimane fa da una ragazza che adesso lavora con noi, ha 28 anni, è una videomaker ed è pilota di droni con attestato e mi aiuta parecchio in questo lavoro. Sempre con lei, Liguria Digitale può operare anche sul mercato privato
abbiamo vinto una gara per la comunicazione per il turismo della città di Todi, in provincia di Perugia, e qui stiamo facendo i classici video di promozione turistica, questa volta con un drone che prevede due operatori, quindi uno che pilota fisicamente il drone e l'altro che si occupa della telecamera, che è completamente svincolata, per fare sempre, diciamo, cose più diciamo con maggior attenzione e maggior precisione. In buona sostanza, il messaggio qual è? Secondo me che, innanzitutto, un po' per riagganciarmi al tema della giornata, che da grandi passioni poi derivano grandi soddisfazioni, soprattutto in ambito, diciamo, lavorativo, se uno, diciamo, insiste e persegue sulla propria strada nel voler raggiungere un obiettivo, e cioè trasformare le proprie passioni in lavoro. E come disse Confucio, fai la cosa che ti piace e non lavorerai mai un giorno nella tua vita. E direi che è la filosofia che abbraccio completamente. Grazie. Posso Claudia, posso dire una cosa, perché voglio ringraziare Fabrizio, anche perché la Genova Liguria Film Commission da anni si batte proprio per disciplinare quello che è il mondo dei droni, e abbiamo una stretta collaborazione con ENAC proprio perché per tutelare le imprese, le attività che si occupano di questo modo professionale, ed è centrale l'opportunità che noi diamo di collaborare con voi, di cominciare una grossa collaborazione anche in questo senso, perché nasce una sensibilizzazione nei confronti delle case di produzione, comunque delle addette ai lavori, che si devono rivolgere a persone che abbiano comunque il patentino, che siano professionali in questo senso. Per cui ti ringrazio, Fabrizio, questo intervento per noi è stato condiviso e concordato proprio per sottolineare la sensibilità che Film Commission ha in questo settore, anche perché sempre di più le case di produzione utilizzano il drone, e noi, poi in particolar modo la divisione produzione che supporta le produzioni audiovisive, deve occuparsi di tutto quello che è legato ai permessi inerenti a questo settore, che è molto delicato, come dicevi, efficace ma delicato. Grazie, volevo cogliere l'occasione di ringraziare te e Liguria Digitale per questo. Grazie, è stato un piacere. Infatti, in questi giorni del festival, con il nostro palinsesto Liguria 7, abbiamo chiesto a diversi ospiti appunto se secondo loro, nel loro settore, potevano vedere un mondo attraverso la visione che aveva avuto Amadeo Peter Giannini. E questa domanda mi farebbe piacere appunto farla proprio a Fulvia Mangili, che è il direttore del Festival della Scienza. Buonasera a tutti e grazie intanto per avermi invitato a questo bellissimo evento. E devo dire che questo personaggio è veramente una fonte di ispirazioni molteplici. Il festival è un evento che è a Genova da quest'anno, farà la sua 19ª edizione, quindi è diventato maggiorenne in un anno brutto, l'anno della pandemia, e lo ha superato. E contiamo quest'anno di ritornare a un festival il più possibile normale, in presenza. Ma qual è la chiave del festival? A noi piace dire che quello che noi facciamo è raccontare la scienza in modo innovativo e divertente. E in questo innovativo e divertente, secondo me, ci sono un po' tutti i collegamenti rispetto alle cose che abbiamo detto. Perché l'innovazione è forse stata proprio la chiave fondamentale nella vita di questo grande personaggio. Ovunque, dove ha investito dove vedeva che c'era una possibilità di innovare, che fosse l'agricoltura, il cinema, le banche, ma insomma il senso era quello comunque di innovare, di portare qualche cosa di nuovo. Noi lo facciamo cercando di raccontare la scienza, e la raccontiamo a un pubblico che è quello soprattutto dei ragazzi, ma anche dei genitori e in generale degli appassionati. Crediamo che la scienza sia sempre più fondamentale nella nostra vita, e questo anno di pandemia ce lo ha, direi, piuttosto chiaramente dimostrato, portandola molto vicino a noi. Il nostro ruolo è quello di farlo appunto in questo modo un po' alternativo, quindi non chiuso nelle stanze dei laboratori, ma portando i ragazzi e il nostro pubblico proprio a toccare con mano che cosa vuol dire fare scienza. Lo scorso anno ci siamo trovati in grande difficoltà, perché per la prima volta dopo 18 anni ci è stato quasi impossibile portare il nostro pubblico a contatto
con la scienza come eravamo abituati a fare. Il festival ha sempre avuto questo slogan del vietato il non toccare, quindi vieni, tocca, metti le mani sulla scienza. L'anno scorso il mettere le mani era impossibile. Come tutti gli eventi ci siamo domandati come possiamo fare quest'anno in questa grande difficoltà, e in maniera, devo dire, abbastanza comune a tutti gli eventi abbiamo optato verso il digitale. Per noi è stata una scelta difficile perché appunto tenevamo molto a questo rapporto molto particolare con il nostro pubblico e ci siamo resi conto di non essere degli esperti di quel tipo di digitale, quindi per noi mettere insieme un set cinematografico era una sfida e abbiamo deciso di non farlo da soli. Abbiamo detto, tutti quanti hanno un po' fatto il fatto in casa, no? Il fatto in casa si vedeva molto come fatto in casa. Noi abbiamo detto, bene, cerchiamo delle collaborazioni. L'idea è stata di individuare in Liguria Film Commission un partner che ci potesse dare una mano per fare dei prodotti, diciamo, di un buon livello qualitativo, portando noi la nostra competenza tecnica, ma andando a cercare la competenza tecnica che non avevamo in altre strutture. Credo che sia stata una sfida vinta perché ci è stato riconosciuto da molti che i nostri laboratori online, con tutto che tutti hanno fatto attività online, hanno avuto una differenza qualitativa notevole. Quindi penso che questa sia una collaborazione assolutamente da continuare, perché al di là del fatto che speriamo tutti, come siamo qui oggi, di ritornare il più possibile a stare insieme, ci sarà comunque la necessità di continuare questo approccio, diciamo, a far conoscere la scienza, sia perché la pandemia non è del tutto finita, ma perché comunque abbiamo potuto approcciare pubblici nuovi, pubblici che purtroppo per varie ragioni magari non possono essere presenti al festival, che alla fine è un evento che si realizza a Genova e che dura 11 giorni, ma che comunque possiamo raggiungere in questi modi diversi. Quindi questa collaborazione per noi è una bellissima collaborazione a cui teniamo molto. Devo dire che anche la collaborazione con Liguria Digitale è già presente, verrà rinforzata, e anche con Scuola Digitale, quindi è molto bello che poi nel territorio ci si incontri, ci si ritrovi. Il festival quest'anno avrà una parola chiave molto bella, che è mappe, che ben si presta, direi, anche a tutti i discorsi che sono stati fatti oggi, delle date tradizionali, quindi andiamo dal 21 di ottobre al 1 di novembre. Voglio cogliere uno spunto che mi è piaciuto molto, che è quello degli italiani nel mondo. Il festival porta a Genova tantissimi stranieri ogni anno. Quest'anno cercheremo di portarne il più possibile, sappiamo che non sarà ancora facile, quindi che probabilmente dagli Stati Uniti piuttosto che dalla Cina, dal Giappone, non saranno molti gli scienziati che potranno venire al festival. Cercheremo di portarne molti dall'Europa, ma moltissimi dei nostri scienziati che vengono dall'estero sono italiani, quindi c'è un grande effetto di italiani di ritorno. Italiani che sono andati a lavorare all'estero, e non facciamo il solito discorso della fuga dei cervelli, perché poi speriamo che i cervelli vadano e tornino. E quindi a me non piace questo messaggio della fuga dei cervelli. Però è bello vedere che gli italiani all'estero, gli scienziati italiani all'estero, spesso hanno ruoli veramente molto importanti. Che vuol dire che c'è una tradizione di scienza e di tecnologia che rimane molto presente in Italia. E sarebbe veramente interessante che questo discorso delle testimonianze degli italiani all'estero venisse fatto anche per quello che riguarda la scienza, e per la parte scienza noi ci candidiamo, se può far piacere, a dare il nostro contributo. Bello parlare di scienziati del passato, ma anche di scienziati del presente e possibilmente di scienziati del futuro, che sono i nostri studenti, quindi crediamo che sia un ruolo su cui possiamo dare un nostro contributo. Vi invitiamo ovviamente fin d'ora a venire al festival, la collaborazione con Liguria Digitale e con Liguria Film Commission continuerà anche quest'anno. Vi ringrazio davvero tanto per avermi invitato, perché è stato un momento di grande ispirazione che credo non coglieremo da vari punti di vista. Quindi grazie ancora. Grazie Fulvia. Grazie anche perché, scusa,
Claudia, ti rubo un secondo perché mi piaceva condividere con questo tavolo il forte legame che si è legato fra varie realtà territoriali che prima erano slegate. Quindi noi di Film Commission abbiamo cercato di fare rete fin dall'inizio del nostro direttivo, coinvolgendo la parte scientifica ma anche la parte dell'artigianato, che è fondamentale, con l'artigianato artistico, poi con l'agricoltura. Poi colgo l'occasione per dirvi che vi omaggeremo anche dei prodotti olive taggiasche del nostro consorzio dell'olio DOP e alcuni prodotti delle nostre imprese dell'artigianato, perché è importantissimo avere una rete sul territorio, che stiamo cercando di caricare sempre di più, perché ogni volta aggiungiamo un tassello. Anche il trucco parrucco fatto dai nostri artigiani locali, poi abbiamo inserito anche nelle serate anche i nostri stilisti che ci hanno fornito gli abiti, per cui è bello vedere che abbiamo questo grosso legame, che comunque c'è il filo conduttore, che poi è quello dell'audiovisivo, che si fa centrale in un periodo in cui la pandemia ci ha costretto a capire che ha un ruolo decisivo e fondamentale nel nostro settore. Per cui ti ringrazio tantissimo, Fulvia, perché è stata una bella esperienza anche per noi l'anno scorso, gestita proprio last minute per ovvie ragioni, ma che continuerà in futuro, anzi... Mi fa molto piacere la tua richiesta e anche vedere che sei interessato a questo tipo di panel, perché per noi dell'audiovisivo è importante che si parli sempre del settore e che si capisca che non è solo cinema, sale cinematografiche, ma che il nostro settore è presente ovunque, in ogni momento. Dicevi tu, Fabrizio, voi fate servizi anche in tantissimi ambiti, dal turismo all'edilizia, quindi ovunque c'è la centralità dell'audiovisivo. Grazie, scusatemi. Da vicepresidente del Centro Studi Amadeo Peter Giannini vorrei appunto concludere questa illustre tavola rotonda lasciando la parola all'uomo che ha avuto con coraggio la capacità di creare il primo Economic Forum of Giannini, appunto, a Chiavari, che è l'assessore della cultura del comune di Chiavari e membro del Centro Studi Amadeo Peter Giannini. Gianluca Ratto, prego. Grazie, buonasera a tutti. Intanto voglio iniziare con ringraziare Cristina Bolla, Claudia Oliva e Giorgio Done per questa grande opportunità e, come diceva prima anche il consigliere Giovanni Boitano, per aver creduto in questo progetto e per portarlo avanti con tanta passione. Amadeo Peter Giannini è sicuramente un uomo che a distanza di anni unisce, ci ha unito oggi, ci ha unito ieri, ci ha unito in altri momenti. Ci sono personaggi a volte che nella storia dividono. Amadeo Peter Giannini, a distanza di tanti anni, invece unisce le persone. Questo è, secondo me, uno dei grandi pregi di quest'uomo da sottolineare. Voglio anch'io raccontarvi così un aneddoto molto breve, perché circa un anno fa, insieme al mio sindaco Marco Di Capo e al presidente del Consiglio Antonio Segalerba, in una sera di mezza estate stavamo giusto parlando di come poter rilanciare il turismo nel nostro territorio, come poter rilanciare il commercio. Stavamo uscendo da uno dei periodi più complessi in assoluto della nostra storia e ne stavamo giusto così parlando. E a un certo punto, parlando di emigrazione, esce fuori il nome, un altro grande nome della nostra emigrazione, che era Angelo Rossi. Angelo Rossi, sindaco di San Francisco, proprio nel momento in cui si dà il via alla costruzione del Golden Gate Bridge. Perciò Giannini da una parte, proveniente da Favale di Malvaro, e Angelo Joseph Rossi, nato a Volcano negli Stati Uniti, in California, ma originario anche lui di un comune del nostro entroterra, dell'entroterra chiavarese, che era Né. Perciò, parlando di questo, iniziamo a parlare appunto di Giannini e a un certo punto usciamo fuori dicendo: beh, si potrebbe dedicare qualcosa a questo grande uomo della nostra terra. Passa qualche mese, ci lavoriamo un pochino sopra, così quasi per scherzo, e poi dopo arriva gennaio e ci viene proprio l'illuminazione di fissare delle date. Al che ne parlo anche con l'assessore regionale Ilaria Cavo, la quale subito entusiasticamente mi dice: no, guarda, scusa, mi devo presentarti, Cristina Bolla, non ci conoscevamo, Claudio Oliva e Giorgio Done, perché devi collaborare con loro. E allora ci mettiamo a lavorare e diamo vita all'Economic Forum Giannini, come diceva Claudia, il primo Economic Forum dedicato a questo grande uomo.
a Chiavari, in un palazzo storico, in un palazzo della nostra immigrazione, della famiglia Rocca, che tornati a Chiavari dall'Argentina, poi donarono il palazzo alla città di Chiavari. Perciò questa è un'altra storia da sottolineare. In queste sale abbiamo dato il via appunto alle economiche, sono venuti Ferruccio De Bortoli, Carlo Cotarelli e tanti altri, ma soprattutto in quell'occasione si vede che Amadeo ha ispirato tutti ed è uscita la proposta di candidare il Tiguglio a capitale della cultura per il 2024. Perciò ci stiamo lavorando in questi giorni, perciò poi coinvolgeremo ancora tutti voi e il Centro Studi Giannini e la Genova Liguria Film Commission, perché dobbiamo assolutamente partire proprio da ciò che ci unisce, e questa è una grande storia che ci unisce. E come diceva ancora poco fa Giovanni Boitano, ci sono delle storie veramente straordinarie, straordinarie perché Frank Sinatra, perché appunto i Saturno, Suor Blandina Ciccagna, Rossi appunto Anè, e da questo dobbiamo sicuramente costruire un grande ponte, un ponte che possa unire la nostra Liguria a tutto il resto dell'Europa, ma unirla anche agli Stati Uniti d'America, ai nostri emigranti che sono andati in giro per il mondo e che hanno dato lustro alla nostra nazione. Oltretutto stiamo pensando anche di fare su Chiavari una festa proprio dedicata, un tempo si faceva al Perù, ma non vogliamo dedicarla soltanto al Perù, la vogliamo dedicare appunto a tutti quelli che sono partiti dalle nostre terre, non sempre cervelli, a volte tanti braccianti, a volte tante persone con tanta voglia di lavorare, con tanta voglia di riscattarsi, perché alcuni scappavano dalla fame e bisogna ricordarselo anche questo. Io ho degli zii che sono in Cile tutt'oggi, ho dei parenti che sono in California proprio, ma parlavano di storie anche molto tristi e di storie dure da portare avanti. Perciò questo è un premio che dobbiamo veramente a tutte le nostre genti. E finisco col dire che Giannini finanziò appunto anche Walt Disney. Oggi tutti possiamo guardare Luca, il cartoon della Disney, e perciò dico che da Biancaneve ai Sette Nani a Luca probabilmente c'è un filo che ritorna e che ritorna a casa e che ci unisce veramente tutti. Grazie. Grazie Gianluca, grazie a tutti i relatori e alle persone che ci hanno seguito in tutte queste quattro giornate di festival. Cristina, lascerei la parola a te per salutare e tirare le conclusioni. Io dicevo, siamo congiunti oramai, io, Gianluca, quindi possiamo cambiarci anche microfono. Allora, tanto mi fa piacere veramente che questo tavolo abbia messo proprio in campo tante idee, tante proposte di collaborazioni future. Come diceva Gianluca, noi abbiamo una grossa affinità perché siamo legati dall'amore per Giannini, che credo poi emerga sempre, perché poi siamo tutti entusiasti quando parliamo di Giannini, e quindi ciò che ci spinge ad andare avanti e a proporre nuove iniziative che poi nasceranno anche al di fuori della Liguria. Stiamo progettando anche con Cristina, ma anche con Paolo, una presentazione a Roma, probabilmente a Cinecittà, dove vedrà la figura di Giannini presente nella capitale d'Italia, nella capitale del cinema, dove è nato il cinema, e lo spunto di Giannini di saper vedere oltre sarà sempre il nostro faro, e penso che sarà il faro di questo tavolo di lavoro, che è sempre molto operativo e che voglio ringraziare veramente. Grazie a tutti e buona serata.